questi frammenti del regno di Tiana non funzionano, troverò un'altra soluzione. Dea, ho sentito che hai creato gli umani intingendo una corda nell'argilla umida e poi agitandola molto velocemente. Noi siamo nati dalle gocce. Non ascoltare quelle voci infondate. Vi ho creato a mano uno a uno. Wow, deve essere stato proprio un lavoraccio. No, Ku. È stata una gioia. Tu e la tua specie. Ne è valsa la pena. Trovato! Questo frammento di Tian è piuttosto sporco. E quei mostri sembrano esserne attratti. Ku, hai conosciuto i tuoi genitori? Ho un vago ricordo di loro, ma è passato molto tempo. Relativamente. Oh, capisco. Ho imparato a non farmi fregare da nessuno, umano o divinità. Cioè, solo umano. Forse questo frammento potrebbe essere utile. Nua, ho trovato un frammento di Tian, ma è ricoperto di robaccia. È corrotto. Deve esserne rimasto qualcuno incontaminato. Peng Lai era la terra degli arcobaleni, giusto? Forse quei draghi a est... Figliolo, non provare ad andare lì. Niente draghi. Trova altri frammenti di Tian e torna indietro. Ok. Dopo che mi sarò occupato di un drago. Ah. 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 Ah.
Chi può essere così potente da uccidere qualcosa di così grande? Forse la dea aveva ragione su questo posto. Sembra che qui ci sia solo... Continua così, ragazzo. Manca poco per liberarmi. Ma... sento le voci? Sono libero! Quel teschio puzzava come la scella di un serpente. Grazie, ragazzo. Io sono Hong. È sempre una buona idea entrare nelle grazie di un drago. Tu sei... un drago? Naturalmente. Non sarò tutto intero, ma ho il potere di esaudire i tuoi desideri più sfrenati. O quasi. Se sei davvero quello che dici di essere... allora puoi aiutarmi a ripristinare l'equilibrio di questa terra. Ehi! Ricorda, ho detto quasi. Che ne dici di... un arcobaleno? È caso che gli arcobaleni siano la mia specialità. Noi draghi spacchiamo in fatto di elementi e cose del genere. Fantastico! Ma immagino che non sarà così semplice. Andiamo con ordine. Devo ricongiungermi con la mia sorellina, Ni. Lei mi completa, letteralmente. Se aiuterai il tuo amico drago, ti daremo quello che ti serve. La forma più pura di Tian. Sicuramente sarà ancora più utile alla dea. Va bene, ma ti consiglio di tenere fede alla tua promessa. Certo, ti spiace se scrocco un passaggio? Oh, cavolo. Non è molto piacevole. Che la corruzione arrivi lontano. Ragazzo. Ok, ci siamo quasi. Aspetta, quindi lei è la tua gemella? Questo significa... drago a due teste! Lo sapevo, sono sulla strada giusta. Oh. Deve essere fico essere un drago. Nel senso, come usavate il vostro potere? Usavamo il nostro potere sul clima, per lo più per rovinare i picnic alla gente. Tutto qui. L'espressione sui loro volti era già da pura.
Ni, non aver paura. È solo un semplice umano. Senza offesa. Ciao, Ni. Io sono Ku. Il semplice umano che ha liberato te e tuo fratello. Grazie. Quindi, per quell'arcobaleno... Mai sentito parlare di Leize? Bella zona, prezzi abbordabili, tempeste magnifiche. Io e mia sorella dobbiamo energizzarci un po' e quello è il posto perfetto. La casa dei draghi? Ho sempre voluto andarci. Andiamoci subito. Aspetta, un attimo. Dove sei? Tutto a posto? Stai bene? Perché ci stai mettendo tanto? Dea Nua, ho un'ottima notizia per te. Forse ho una pista per l'elemento di Tian. Oh, ok. Splendido. Ma torna presto. Nua? Oh, cavolo.